Solstizio d'estate 2023, grandissima opportunità per tante anime che desiderano vedere uno scatto veramente importante della loro vita. Ci sono anime pronte, non tutte, ma ci sono anime pronte, pronte a assumere una nuova postura, soprattutto a permettere a una nuova energia di entrare e di far scattare la loro ruota. Ho spiegato in altri video cosa significa far scattare la ruota. Significa proprio che scatta un nuovo livello di gioco. E infatti noi andremo a fare un grande gioco energetico. Il 21, sera alle 21, compiremo un grande atto energetico molto potente, facendo un gioco di attivazione. Però giocheremo proprio. Quindi sarà un gioco esoterico piuttosto intenso, perché viste le energie di questo momento che sono potentissime e quello che ci stanno spingendo ad arrivare a fare, perché arrivare a manifestare certe energie significa che poi la nostra vita cambierà, inesorabilmente, inevitabilmente cambierà. E quindi questa possibilità di entrare in una nuova fase di gioco per qualcuno di noi è sicuramente quello che stiamo aspettando, proprio perché ci siamo preparati. È un po' come dire: è arrivato il momento delle Olimpiadi. Sì, è arrivato il momento delle Olimpiadi e adesso andiamo a giocare. Quindi, anche se può spaventare per paura che magari non vada bene, però alla fine ci siamo preparati per questo e ha senso farlo. Andiamo a vedere i transiti allora del 21 giugno. Partiamo subito con un quinconce che si sviluppa tra il Sole e Plutone retrogrado. Un quinconce che da un lato ci dà un'opportunità per entrare in una nuova fase del nostro potere personale, da un lato non l'ha ancora raggiunto, quindi ci sta dicendo che ci siamo, ma bene ma non benissimo, mettiamola un pochino così. Quindi è come se ci stesse dicendo: ci sei quasi, dai forza avanti, non mollare qui la presa, ci siamo quasi. Vediamo quali sono le energie contrastanti. Abbiamo un'energia che abbiamo già visto precedentemente nella luna nuova, che è questo stellium che si è sviluppato in cielo, nel leone, con però questa volta l'aggiunta della luna. Quindi un'energia che parla di femminile, innanzitutto un grande femminile, un grande femminile che in qualche modo viene però coadiuvato da un maschile sano che chiede urgentemente di trovare il proprio posto nel mondo. Questo femminile che parla anche del nostro aspetto femminile, di tutto l'aspetto della vita femminile che è stato soffocato da millenni di credenze e soprattutto di atteggiamenti culturali castranti rispetto a questa energia, che è fondamentale invece, perché l'energia femminile è quella che dà la vita, ma soprattutto che crea. Quindi è l'energia della creatività, è l'energia della bellezza, è l'energia di tutto quello che è straordinariamente innovativo e creativo. Vi faccio un esempio pratico. Parliamo di musica. Non so se vi siete accorti negli ultimi anni che la musica sembra tutta uguale, sembra sempre di averla già sentita. Perché? Perché le case discografiche tendono a uniformare il prodotto, come quasi tutto quello che si vede ormai. Se voi guardate Instagram o i vari social, vi rendete conto che è quasi tutto uniformato. Bene. Questo è quello che si è creato per cosa? Per assecondare il bisogno di materia, perché nel uniformare si riesce maggiormente a raggiungere un maggior numero di persone e quindi un maggior guadagno, perché maggior numero di persone che seguono e che in qualche modo ti danno visibilità permettono anche un maggior guadagno. Questo però è andato a discapito di quella che è la qualità, ma soprattutto della creatività, del sentire, del vedere qualcosa di nuovo, qualcosa di assolutamente eccezionale. Come tanti di noi continuano a dire: ma
una volta si sentiva questo, si vedeva quello, anche nei film si vedeva questo, c'era quell'altro, adesso è tutto coperto dagli effetti speciali che tanto piacciono ma tanto tolgono. Ecco, questo è un po' quello che abbiamo vissuto in questi anni e che questi transiti invece vogliono portarci a ritrovare, ovvero quella genialità, quella capacità di creare qualcosa di assolutamente nuovo, assolutamente mai visto, che può essere portato avanti solo manifestando se stessi, senza preoccuparsi di quanto gli altri poi apprezzeranno il nostro operato. Ecco che dobbiamo tornare a occuparci soprattutto del reale, soprattutto di ciò che è importante e che è scritto nella nostra missione, quello che è inscritto nella nostra missione. Ecco perché scatta il giro di ruota, perché troppe persone non riescono a manifestare se stesse, ma in tutti questi anni hanno lavorato per poterlo fare. Noi andremo a svolgere questo gioco proprio per metterci nella condizione energetica di tornare ad essere maghi e maghe della nostra esistenza, di manifestare quello per cui siamo venuti a fare, quello che siamo venuti a fare, di manifestare noi stessi e quindi di riportare in terra quella magia che abbiamo perso a causa del dover unificare e rendere vendibile tutto, compresa la spiritualità. È arrivato il momento di rompere con questi meccanismi, con questo modo di comunicare, con questo modo di mostrare e di chiedere a chi è eccezionale di uniformarsi a qualcosa che invece è medio-basso, di uniformarsi a qualcosa che è convenzionale. Dobbiamo tornare a sviluppare un'eccezionalità, a sviluppare qualcosa di nuovo. Dobbiamo tornare a ritrovare la nostra voce. E il gioco che andremo a fare il 21 giugno sarà proprio per cercare il nostro unico modo di esprimerci, il nostro unico modo di essere noi stessi e quindi di contribuire a riportare la magia e la creatività in questo nostro mondo. Vi aspetto, un abbraccio. Trovate tutto in descrizione.